Buonasera, Fiorellini, Fiorellini. Buonasera perché sono più delle 6 e come avevo detto su un video, Rachele aveva comprato la stufa pellet che ci va, pellet e pure nocciole per scaldare, perché la stufa che avevo mi toccava sta sempre aggiustarla, 2 volte all'anno aggiustarla perché c'aveva 16 anni. Se riesco a mettere la stufa, se ho la stufa, la foto sul telefonino, ve la metto prima, dopo la sigla o prima della sigla, mo vedo, e così ve la faccio vedere che era tutta rovinata, arrugginita. E adesso ce l'hanno portata, che sono le 7:12, cioè ve l'ho più di un'ora perché hanno dovuto portare sulla stufa che pesa 3 quintali. E sta tutta imballata, ora ve la faccio vedere perché deve venire il tecnico e dobbiamo comprare i tubi nuovi perché i tubi vecchi, quella era un po' più piccolina, il tubo più piccolo, e ora devo comprare il tubo più grande e devo chiamare il tecnico, io dico che è arrivata la stufa e me la viene attaccare. E niente, però deve solo attaccare perché la stufa quella vecchia l'ho fatta portare via, perciò non, perché potevo guadagnarci un pochetto, però devo spendere 200 euro, tutte queste cose qua in pratica. Allora abbiamo fatto, no vabbè, lasciamo perdere, sono un po' dritti qua i capelli, vabbè. Va bene, io adesso inizio la sigla. E dopo la sigla vi faccio vedere la stufa. Vi faccio vedere la stufa e dopo parliamo della sigla. Se trovo la foto che non ho scancellata, se non me lo ricordo, speriamo di no, della stufa, quella lì che ho dovuto buttare via. Vabbè che c'aveva 16 anni. Ve la metto o prima della sigla o dopo della sigla. E ci hanno dato pure 4 pacchi di pellet, meno male, perché adesso il pellet è andato alle stelle. Forse mi scalderò con nocciola o le noci macinate. Ok, via la sigla e ci vediamo dopo che parliamo. Andando là al corridoio perché io ce l'abbiamo al corridoio la stufa e ecco fatto, mo giro quello lì, sono i 4 pacchi di pellet che ci hanno dato. Questa è la stufa che è di ceramica ed è smontata perché deve venire il tecnico e vabbè, comunque deve essere così quando è montata. Come vi faccio vedere qua, poi trovo la foto che dove l'aveva presa Rachele, gli ho fatto la foto e se riesco a scaricarla sul computer ve la faccio vedere. Ok, questa è tutta imballata a stufa e questi pezzi qua si dovranno mettere di qua, tutto questo pezzo qua, infatti vedete tubazioni da qua, fa tutto là, c'è il buco per fare la cosa. Questi sono i 4 pacchi che hanno dato, meno male, quando compri le stufe. E vabbè, questa è la stufa, questa si apre, c'è il cosetto che si apre, fa ti ti ti, manda giù ceneri. E ha detto che il pellet non la metti sopra, però non esce da sopra, ma esce da sotto e fa come tutti, ti, cose così. Ecco, insomma, mo una faticata enorme, mo ve li racconterò quando mi metterò seduta. E niente, lasciamo accesa la luce, che si è andata a fare la doccia. E
ci vediamo seduti là. Ecco, sono ritornata qua e adesso possiamo parlare. Mo iniziamo con i maglioni perché questa casa, essendo grande, un po' più fredda di quelle altre case normali. Quella stufa era, l'avevo comprata a Civita, aveva 16 anni, ha fatto un bel lavoro. Tanti anni di caldo abbiamo avuto. Civita, sinceramente, scaldava di più perché quella era da 100 metri di casa, 100 metri poteva scaldare, e casa c'avevo 70 metri. Era per entrare in sala, poi c'è stava a destra cucina, e poi andava avanti c'è stava camera, cameretta e bagno. E comunque poi c'avevo doppi vetri in quella casa, doppie finestre, non è che avevo finestre d'acciaio come queste, però c'avevo di fuori e dentro c'avevo di legno. Sono rimasti un po' i capelli dritti perché mi si sono allungati e perciò non... E insomma, quella scaldava tanto. Però quando sono venuti qua, che è 170 metri, questa casa, e c'ha 4 camere questa casa c'ha 4 camere. Un doppio salone, che c'è sta mia figlia con mia nipotina, adesso, un doppio salone, e... Niente, poi un po' di mal di coraggio, tutti raffreddati qua, fronzati. E insomma, niente, Rachele si è comprata questa stufa, l'ha pagata 4.100 e niente, adesso dobbiamo aspettare il tecnico e vediamo. Io ho chiesto pure perché una volta all'anno si deve pulire bene la stufa. E allora gli ho chiesto chi è. Allora mi ha detto il nome, ha fatto quello lì che mi deve montare la stufa. Allora, una volta all'anno viene qua per pulirla. E ha detto sì, è di fabbrica. Sì, è quello lì. Quello della stufa, quello che me lo deve montare. E noi dobbiamo comprare intubazioni, i tubi, perché ai cani va fuori un po' di fumo del pellet o della cosa. Perché questa qua, o l'altra andava solo a pellet, questa va a pellet che andava alle stelle, il pellet, mamma mia, tantissimo costa. E va noccioline macinate. Io spero che si trovino queste noccioline perché costano di meno. Costa di meno e scalda tantissimo, mi hanno detto. Mi hanno detto che scalda più del pellet. E quell'altra poteva scaldare fino a 100 metri di casa, perciò questa qua non ce la faceva proprio a scaldare la casa. Questa qua invece che ha preso Rachele fino a 170 metri, no, 175 metri, può scaldare, che se è a 170 metri va bene. Io penso che questa qua dovrebbe scaldare di più, dovrebbe tenere casa più calda di quell'altra stufa. E vabbè, speriamo che questo tecnico mi viene a fare la stufa, perché mi deve attaccare la stufa, e ha detto che dovrebbe mettere un rubinetto che chiude quando io accendo la stufa, dovrebbe scaldare pure l'acqua. L'acqua per lavarsi, fare venire l'acqua calda, poche parole. Con la stufa accesa, dovrebbe fare venire un rubinetto, dovrebbe mettere,
questo rubinetto d'inverno lo chiudi e scaldabagno non funziona. E mo vedo. Mi ha detto così quella lì che ha venduto il suo caro Kelly. Va bene, dopo vi dirò quando ce l'avrò montata, vi farò vedere, vi dirò se è venuto il tecnico, tutte le robe così. Quello o l'altro, lo vediamo. Io chiamerò questo, quello che mi hanno dato il numero di quello dove ho comprato la sofà, speriamo. Speriamo che non ci venga una grande spesa per fare l'attacco, però già l'attacco c'è. Mi devi solo attaccare questa stufa e comprare i tubi, i tubi, quelli che vanno fuori da carne fumaria, quelle robe così. E io ho un buco sul muro che stava là dentro il tubo di quell'altra stufa. Comunque, tanti anni, 16 anni, speriamo pure questa durerà tantissimo. Soltanto il problema, siccome io sono in affitto, potrebbe succedere che io vada via, ma sarà un gran problema per portare via la stufa. Non la prendiamo proprio persone con attrezzature, con robe così, perché la stufa pesa 300 kg. E poi c'ha le cose di ceramica che mo sono smontate e speriamo che mi viene presto perché ho paura che fa che inizia a fare freddo e qua se non c'è fa proprio freddo freddo, fa freddissimo. Mia nipote che andava col padre, non è che voleva andare via perché voleva aspettare la stufa che arrivava. E dopo un po', infatti, è arrivata la stufa. Non voleva andare via oggi. Va bene, io adesso vi posso lasciare. E ciao, al prossimo video. Mi capace. Questo lo metterò domani, è arrivato il giorno prima la sofà. E poi vi darò gli aggiornamenti per quando me l'attaccheranno. E ve la farò vedere quando è tutta montata, ora ve l'ho fatta vedere tutta impacchettata perché l'hanno lasciata adesso e mo devo aspettare il tecnico. E poi dopo me la dovrà attaccare, va bene. Io c'ho questo solo per scaldarmi. Non c'ho metano, io cucino con la bombola e perciò non c'ho metano qua in questa casa e lavarmi mi lavo con lo scaldabagno, che mi scalda l'acqua, tutti e due i bagni eppure in cucina mi arriva l'acqua calda. E per scaldarmi invece già avevo la stufa a pelle e ora abbiamo questa altra stufa e noi ci scaldiamo così. Va bene, io adesso vi lascio e ciao, al prossimo video.